Hai presente quella amica o quella persona che davanti a un pacco di biscotti, di patatine, ne prende solo due e gli va bene così? Ti chiederai, ma come diavolo fa? Come fa a non avere la voglia di mangiarne tutte? In realtà quella persona non fa la categorizzazione cibi buoni e cibi cattivi, quindi vede il cibo sempre con un aspetto neutrale. Non associa a un determinato elemento quel pensiero di adesso e mai più perché dopo non me lo posso permettere. Facciamo un esempio. Prova a pensare ad un alimento con cui hai un atteggiamento neutro. Ad esempio una bistecca. Con una bistecca ti chiederai: mi va? Non mi va? Ma non lo so, poi vedo. Hai la possibilità quindi di capire se effettivamente ne hai così tanta voglia oppure se non ne vuoi e va bene uguale. Allora ti do un consiglio, se anche tu vuoi fare come la tua amica che davanti a un pacchetto di chips non hai la voglia repellente di finirla tutta, devi cominciare a disclassificarlo come alimento cattivo. Solo quando avrai un atteggiamento di assoluta neutralità verso qualsiasi tipo di alimento, vedrai che non vai più fuori controllo e che anzi ti dà l'opportunità di mangiare tutto quello che vuoi e senza esagerare.